Nel frattempo il team Terena sta vincendo, il meno importante è qui Angelo Q, sbaglia la combo, parte... niente. Buono zona parte di Scuola Pau che sta giocando il suo epico feed stick, che era in basso di vita, vediamo se si può trovare la kill, Pizzone costretto al flash, c'è anche a Pecaro con un Twitch velenoso, la sua fidanzata torna, cioè gioca support adesso, quindi è venuto i vari swap. Mentre Vincenzo ha solo killato, segnale... Vincenzo ha solo killato l'Apo due volte? No, non credo. Guarda, guarda, credo il numero sia l'intervento di Spara, ma... Sì, credo anch'io che sia... della collaborazione, ci sia della collaborazione. Il Diablo è furioso, ragazzi. Eh sì. Mamma mia. Dicono che sono state due solo kill. Ma ragazzi, l'Apo potrebbe aver tiltato un pochino. Ma va bene, si fa parte dello show. Adesso capite che il mio 0-3 è come ne sono uscito, non era poi così male, eh? C'è sempre chi si fa esplodere dopo che le cose vanno male. Vabbè, dai, qui stanno giocando, c'è Spawn ancora con quella Samira, tira fuori ancora una volta quella Samira in cui nessuno credeva la prima volta che l'ha tirata fuori e ha fatto una partita senza senso. E Angel of Q, sicuramente quella non è Soraka. Quella sicuramente no. Non è Soraka e nemmeno ci assomiglia. È una cosa completamente diversa, ma sembra che stia comunque facendo molto bene. Ragazzi, ho perso conto di loro perché stavo giocando con Power, che è comunque livello master quasi. Scusatemi. Mamma mia, Paolo. Sei terrificante. Faceva ridere o no? Occhio, ultimi. Attenzione, Nocturne. Che ingaggia sul povero Nacho. Trova kill però. Attenzione, wow. Spara l'altro filo stick ai danni del povero Ken Ren isolato. Guarda, la bandiera, spara Pecaro, un amico net, sì. Flash. Muore? Gli dà fastidio, ma nemmeno troppo, visto che avrebbe comunque recollato. Va bene. Vabbè, allora, comunque, questo 4.000 game... gol di 3.000 gol di differenza, c'è un po' di distanza, ma nemmeno troppo. Allora, io vorrei davvero vedere questa partita, ma devo scappare perché da me è tardi, quindi... Vai. Buonanotte, vai, a Fragolotto, grazie, Fragola. A domani, è stato un piacere. Ci becchiamo domani. Buonanotte e buon proseguimento. Ciao. Ciao, King, salutiamo Fragolotto, ragazzi. Effettivamente tardi per il buon Fragola in Corea. Attenzione a Terenas che si gira su Spara qui, Può portarsi a casa qualcosa l'Apo. E lo porta via, un bello shutdown. E sono quasi felice per lui, così tilterà un po' di meno. Vediamo invece in mid lane Gangsu Minutes, ma non succede nulla che... Minutes con... Nasus si sta facendo rispettare, eh? Sì. Altro campione fastidioso. Beh, in early game soffre qualcosa, però è melee contro melee. E poi è difficile da barstare. Occhio. Qui potrebbe morire. Qui può morire. Potrebbe morire, sì. Alla ultima. Potrebbe non bastare. Oh, sì, ho un autoattacco. Incredibile. La Q. Gli arriverà in tempo? Non serve. Oh mamma mia. Il socio. Che giocata. Se ne va via così in bello stile. 1 contro 2. 2 HP. Tutto a posto, tutto normale. Ordinaria amministrazione per il socio. Ricordiamo essere un suo signature pick, eh? Sì. Uno dei suoi... dei suoi migliori pick in assoluto, sì. Campione tra l'altro contro cui pochi sanno giocare a livello di squadra, per cui è sicuramente fastidioso da affrontare. E qui vediamo se la kill che si è preso il socio può condurre verso un cambiamento molto di direzione forte contro Samira e forse contro Fiddlestick, ma nemmeno troppo contro Fiddlestick, perché c'è un Fear e c'ha un silence anti-precisione per il campione.
però ha kill potential. Ad esempio qui secondo me sta tirando un po' troppo la corda, l'amico spara pausa, se ne rende conto, decide di rimuovere l'obiettivo, ma ha la ultimate. Qua la pozzo su Minus, potrebbe pensare a un dive alla ultimate. No, ce l'ha, non ce l'ha, ma così. È veramente tanto avanti, spara. Fate la ulti Fiddlestick. Mamma bellissima. Mia. Bellissima, wow. Si trova tutti, ma è ancora vivo invece la pozzo che fa malissimo. Troverà la kill di ritorno. Questo è un 3-1, se non sbaglio. Quindi va avanti con il team sì, Spray Pow. Ma riescono a trovare il drago. 3-1 con grande giocata di spara dal flank. Come dicevo, non è facile giocare contro Fiddlesticks. Bisogna avere un po' di conoscenza degli angoli da cui ci si deve aspettare un engage. Qui è stato molto bravo, ha girato attorno al fight, ha tirato fuori veramente tutte le skill da giocatore di pagliaccio. Com'è che è? Pagliaccio perché gioca Shaco e Scarecrow, com'è in italiano? Spaventapasseri. Spaventapasseri, grazie. Perché gioca Fiddlesticks, quindi invisibile alle spalle dell'enemy team, dentro con la ultimate, grande lavoro da parte di Spara. Sì, se qui avesse avuto lo Zonia sarebbe stata una tragedia, perché non avrebbe nemmeno trovato la kill di ritorno, ma comunque 3-1 direi, portiamo a casa. Sì, sì, ottimo, ottimo lavoro, va benissimo, stanno snowballando comunque. Samira è gigante, Fiddlesticks è gigante, più di così non possono chiedere. Dall'altra parte è l'Apo con il Sagmalanda chiuso e il socio che sta andando verso la chiusura del primo item, un po' in difficoltà in questo momento la botlane, però ci sta che sia così, sta comunque farmando molto bene a Pecarro e ha la Ruined King chiusa, il che lo aiuterà sicuramente. In top lane, vinto da Vincenzo, sicuramente potrebbe addirittura pensare a girarsi sulla pozzo, bellissimi tre di suoi. Penso qui Vincenzo si trova forse un po' troppo danno per andare in, ma Volibear è sicuramente più sustain e a breve avrà anche la ultima, mentre spara Pau. Spara. Pensa di coverare questo push in mid lane, anzi un dive, scusatemi, un dive forse un po' rischioso, vediamo se morirà. No, spawn col dash, rischia di doggiare. Troppo. Oddio! Execute. Non dare lo shutdown! Quindi gran storia, qua spara Pau forse fuori posizione. Oh. Il jump ulti da parte di Lapo è inguardabile, ragazzi. Qua rischia anche di morire perché c'è un angelo su di lui. No, non riesce a trovare lo stun. Attenzione al teleport da parte di Kirenis. Niente da fare, niente da fare. Alla fine Lapo è nella sua metà campo ed è tranquillo, può semplicemente ritornare. Non rischia il fuorigioco. Sì, sì, rischia il fuorigioco, ma non è così, non è così. Tutto regolare, il VAR dice che va tutto bene. L'altro giorno ho avuto una discussione con la mia cioè sul fuorigioco. Ti avrei voluto avere vicino a me, ma non ti prego. Attenzione perché qua Karenis ingaggiato, ma c'è Spara Pau nelle fratte. Non ha la ultimate, ma ha tanta abilità dalla sua. Qua Silence, Fear, poi Karenis che trova la kill con una testata. Veramente che fa tanto rumore. Qua Angelo... Scusate. Era simpatico, sì, sì, era simpatico che ha dato la testata. Via dalla mia ward. Levati. Attenzione, la ulti di Karen forse è un po' aggressiva, c'è ancora Angel Q, ma c'è anche tutto il resto del team. Sposi butta okay. In mezzo, brutta idea. Lo shutdown arriva proprio sulla persona che ne ha bisogno, arriva sul socio. Angelo Q con l'ingaggio, potrebbe essere una buona idea, vedremo se qualcuno morirà, sono bassi di vita, ma devo morire, ancora alti, Minus con Flash Q, Flash il carro, ma arriva dal nulla, che paura, triple kill per Spara, più, più, più. Mamma mia, Spara Pau, cosa sta facendo oggi? Fra il game precedente di Graves e questo con Fiddlesticks, Spara sta veramente tirando fuori delle performance devastanti. Tra l'altro, commento molto interessante dalla chat. Vabbè, Spara sarà un coglione, ma è bravo. Perché? Poi non è un coglione, perché? Magari fa una persona che fa il simpatico e fa un po' lo sciocco, non per forza è un coglione, no? Uno può anche dissimulare. Ma perché lo trattate così, poverino? Poi un coglione spa non l'avevo mai sentito, è molto simpatico.
Povero Spara. Io non è verso le più carine che abbiamo come di distrutto da un commento. E sta anche facendo, vabbè, comunque hanno detto ma è bravo, quindi giusto, perché sta facendo una performance fantastica. Belle parole utili a difendere te stesso. Pure io spesso faccio lo scemo, non vuol dire che allora sono coglione anch'io. Attenzione, qua il 3 forse è un po' too much da parte del socio. Ulta potrebbe salvarlo? Lo salva per poco. Arriva Kern, arriva il Fear. Vediamo se servirà abbastanza. C'è anche la ulti da parte di Twitch. Troveranno una kill e sarà sempre il socio. Attenzione, perché c'è Angelo Q alla combo calda e carica. La può utilizzare. C'è anche Sparapau. Potrebbe ultare. Vediamo se lo utilizzerà. E così la utilizza. La ultima parte di Nami è buona. Vediamo se il carro riuscirà a fare il DPS. C'è un TP. Quello da parte di Volibear. Anche quello è buono. Il jump c'è lo zone. Nel frattempo c'è Fizz. Vogliamo ammazzare Sparapau. Deve essere lui il focus. Anche Spawn è buono. Vediamo se riuscirà a killare Spara. Spara ancora vivo. Ma per poco. Arriva la ultima parte di Vincenzo. Trovando cap su due persone. È buona. È il diavolo. Col flash out attacca. C'è ancora Tres. Basso di vita. Da Shane. Vediamo se riusciamo a trovare la kill. La combo da parte di Angelo Fu è buona. Ma Fizz. No, ma Twitch non riuscirà a sopravvivere. Veramente botte da Orbi, 7000 gol di vantaggio per il team di Sparapau. Ma non sembra, perché davvero è così caotica la situazione. Sembra che sia molto più equilibrata di quello che è. Sì, in questo momento Cicilizia ha preso un sacco di kill. Il socio ha tanti soldi da spendere, quindi è un fattore rilevante. E quando gioca Fizz è sempre pericolosissimo. Anche Apecarro sta cominciando a portarsi a casa degli shutdown interessanti, per cui attenzione, perché se Twitch rientra in partita dal punto di vista economico, e lo è ora perché ha comunque farmato tanto quanto Spawn e sta prendendo gli shutdown, hanno sicuramente un'importante arma nel proprio arco i ragazzi, un'arma nel proprio arco, che sto dicendo Paolo? Una freccia nella propria faretra, i ragazzi del Twitter. Un'arma nel proprio freccia, una lacrima strappa storia, ma storie strappalaghe. Allora, vediamo un attimo. Viene chiamato il drago, è il secondo con il suo bel di Sparapau, in ritardo alla difesa del team di Terence, che opta più per pushare la mid. A me fa un po' paura quel Nasus, riusciremo a ucciderlo? Quando fa questi trade il socio mi cago sempre addosso, perché mi sembrano sempre dei suicidi. Qua bravo Spawn, blocca l'ulti. Sono in un choke point. Vincenzo non aveva la ultimate, quindi non rischiamo troppo, ma brividi per il team di Terence qua. Sicuramente brividi un po' per tutti qui, perché un posizionamento sbagliato, un pick può comunque aprire a qualcosa. Ora c'è il Baron, sì, c'è della differenza, sono 7000 gol di differenza, però comunque sia c'è ancora un game, c'è una partita dopo il precedente game in cui effettivamente il team di Sparapau, una volta preso il vantaggio, è riuscito a stringere la presa e a non volare più. Questa volta invece il team di Terenas sta trovando un angolo per comebackare, un angolo molto interessante. Vediamo se riescono a portare a termine l'operazione. Allora, non so se trovo un angolo per comebackare, sicuramente mi sembra che stiamo combattendo. A differenza di prima c'è molta più proattività, c'è molta più sanità di trade. Qua ad esempio c'è un Minus che dovrebbe essere ingaggiato 2v1, non so se hanno il DPS, ma c'è tanta attenzione nei confronti del Baron, che viene già startato e l'informazione potrebbe mancare al team Terenas. Mancano le ward, c'è cioè la bozza è tutta c'è da quel lato. Sì, c'è, ma cioè, c'è letteralmente una ward sul Baron. Sì, hai assolutamente ragione. E attenzione, qua Fidesi con la ulti che non mi piace per niente. Anche lo Zonia, una cringiata, utilizzano tutto e di più. Qua è il momento per il team Terenas di tirare fuori le palle. C'è anche la ultima parte di Kerren. Sanno che sono più forti, vogliono fare bene. C'è Minus, potrebbe essere ingaggiato, vedremo se così sarà. No, finisce tutto in un nulla di fatto, ma è Vincenzo che ringaggio, potrebbe essere too much. Angelo Fuetto potrebbe ingaggiare, vediamo se riuscirà a buttare il socio in mezzo. C'è la uomo combo devastante, il DPS del carro fa male, è un 3-0, non c'è nemmeno Fizz. Volevo dire, scusatemi, Fidesi con la ultimate è qua, che dolore, trovano degli shutdown veramente preziosissimi e qua potrebbero decidere di chiamare il Baron. Ricordo che Sparapau non ha la ultimate, questa potrebbe essere una buona call al Baron. Si prende il DPS da parte di Terenas. Adesso deve essere Nami a curare tutto il team. Ricordiamo la fidanzata di Apecarro Ramarro, che era in basso di vita. Questa call potrebbe essere buona, non so se c'è la ultimate di Scap. La ultimate di sta per tornare, c'è anche Samira che può fare clean up. Questo è il momento per un Fidesi di brillare. Arriverà la ultimate, 1, 2, 3, Fidesi che mette a tutti, vediamo se riuscirà a rubarlo. Si ruba, arriva anche Spawn, trova delle kill, ma Fidesi che è già morto. È un 2-1, ma quanto è preso?
prezioso quello Steel, quanto è stato prezioso, rispondono anche i compagni di squadra, e questo è fondamentale perché potrebbe rompere qualcosa nel cuore del team di Terenas, potrebbero tornare a flammare, vedremo se il mental tornerà a essere stabile. Adesso sono veramente 5.000, quasi 6.000 i gol di differenza, ma bravi ragazzi del team di Terenas che continuano a combattere. Sì, sì, è questo che vogliamo vedere da parte del team di Terenas, è questa la partita che devono farci vedere, è questo che devono fare, devono giocare insieme, devono comunicare, devono provarci fino alla fine, perché hanno tutte le carte in regola per farcela. Non sei convinto, non ti ho convinto. Mi hai assolutamente convinto, se vedo ancora questo Nami Twitch con questa combo veramente superlativa, vediamo Twitch che sta squagliando questi tank, questo fight è stata veramente un'ottima unione ed è funzionato in maniera veramente, veramente bellissima. Andiamo a vedere qui, prossimo obiettivo in arrivo, si punta quel drago, il numero 4 di questa partita, poca attenzione su questi draghi, forse no, dai, ci sta. Numero 4 di questa partita, mentre Terenas e Kilian si picchiano duramente in top lane. Dovrebbe a questo punto Terenas riuscire ad avere buon gioco. Vediamo però, punta la attenzione, torre. Attenzione, qua il Sojo dovrebbe essere un po' in pericolo, spara poco il flash, vediamo se trova la kill. Basta poco, troveranno lo shutdown e Minus a prenderlo. Tante risorse utilizzate nel frattempo, top lane, Lapo si assicura la torre, qui trova una kill. Ma investono anche tante risorse. Il flash di Sparapau è preziosissimo. Adesso Terenas secondo me è leggermente più forte in questa sideline. Non ne sono sicurissimo, ma credo di sì. Sì, è decisamente più forte in questa sideline. Sì, sì, sì. Nonostante le kill per Kirenis, Terenas. Secondo me qua Vincenzo sta un po' rischiando il Volpe contro Fabbro. Volpe, sì, che Volpe, questo che cacchio. Non è esattamente una Volpe, ma attenzione, ulti di feed e si va white, trova il flash in occhio e basta. Vincenzo basso di vita, non sappiamo se può essere devato, ma sicuramente Lapo ci sta riflettendo su. Drago lasciato qui. Giusto, sarà così. Sarà il drago numero 3 per il team Sparapau. Ocean Drake. Free, ovviamente. Non sono in posizione per contestare, quindi scelgono di non farlo, ma di portarsi a casa dei danni sulla T2 della corsia superiore. Non riuscirà a prenderla tutta perché non c'è la wave, ma comunque la sgrassa un po'. Attenzione proprio che questa è una posizione buona per fightare Kirenis, si riesce a prendere un bel trade, ma Lapo si gira, può fare danno, arrivano i danni, eccoli qua, partono una volta che scala, che marca. Tank contro tank, si picchia veramente all'infinito, ma sembra che nessuno possa avere la meglio. Ma Volibear ha la meglio qui, eh. Ma non... Te lo dico... Non sufficientemente, buona, cioè, non uccidere. In questo caso, ma avrà la meglio. Alla lunga avrà la meglio. Attenzione perché viene ancora una volta preso il socio in bot lane. Il carro prova con la ultimate dalla distanza. Ce la farà. Ci riesce. Oh, il cleanse, ma non leva il poison se non erro. Attenzione perché qui Angelo Q bravissima. Flash via l'ape Carlo, ma è basso di vita. Ai ai ai, etichetta quell'ignite. Karen che picchia veramente un muro. Prende a pugni l'asfalto. Non bene, non bello. Non bello per lui in questa situazione, deve desistere. Attenzione perché Minutes va con il flash, è impazzito, vuole il chase, non riesce a trovarlo. Kenren si ripara, ma torna il muro. Attenzione qua, purtroppo punta su quello senza lo shield, senza spell shield. Muore G Jade, non bene. Non bene anche perché con tutte queste persone fuori dalla mappa possono pushare i ragazzi del team Sparapau che riescono a portarsi a casa anche la terza torre mid, e quindi inhibitor aperto, ora spara, cerca uno dei suoi angoli per ultare, vediamo se troverà qualcosa di interessante oppure se dovranno avere troppi spara sulla mappa. Sono confuso, non ce la faccio più, sto guardando la minimappa, ce ne sono troppi. Ci sono 7 Sparapau sulla mappa, non ti preoccupare, è questo quello vero, quello che può ultare. E qua muore Karen, ma anche qua investono tante risorse, è vero che vanno off tempo, ma è comunque un Nocturne che non sta facendo una grande partita. Sono Fizz, Twitch, Nami, Volibear a arrivare carri questo game.
E va così. Vediamo se riusciranno ancora una volta. Ma quante ward può mettere che mi sta facendo uscire di testa con tutti? C'è 1, 2, 3, 4, 5 feed stick, ragazzi. Capite qual è quello vero? Facciamo un bel gioco. Lo farà. Vincerà un viaggio regalato a Dubai. Qui mi sa che quel messaggio in chat, qui c'è pronto a mangiare del buon vino, mi sa che è per me quel messaggio. Sento, yeah, sento, yeah. No, sento i miei ospiti nell'altra stanza. Arrivo, ragazzi, non vi preoccupate, c'è solo un altro game e poi sono dopo. Attenzione, di nuovo spara Pau. Potrebbe saltare, però Volibear, eccolo che lo fa subito, è veloce, ma non ha... Cioè, è veloce, è proprio il termine che non devo utilizzare. No. Non è veloce, no. È letteralmente un signore di 87 anni che ha delle difficoltà motorie. Arriva la chiusura su Lapo in side lane, quindi inferiorità numerica per il team Terenas nell'andare a contestare o a difendere comunque su una giocata al Baron. Che arriverà, 8000 gold di vantaggio. Viene chiamato questo Baron. C'è però il team pronto a contestare. Twitch, Fizz. Se si mette tutto in fila indiana può fare il bello e il cattivo tempo. Horn parte dunque la ultima. Anche Nami guadagna tempo. Deve picchiare il carro. Il carro deve picchiare. Il carro non sta picchiando. Il Baron continua a perdere HP. Forse troppi. Adesso è a meno di un quarto della vita. Angelo Q guadagna tempo. Carro non ne guadagna troppo invece. Muore subito. No. Viene usata la ultima. Spengono la luce. Qualche urla, ma... E subito risolto il problema di elettricità. Tempo mi è sfumato Remit. È venuto questa cazzata. Sì, non male. Ripristinata l'elettricità. La corrente, sì. Si incrociano. Cioè, deve flashare addirittura il socio. Quello slow ancora va avanti, infinito. Incrocio fra bestie, il pesce e il cane, che potrebbero essere il King Shark se messi insieme, ma non è questo il caso. Perché Twitch ha ancora la ulti up, potrebbe ultare qua pizza, anche solamente per dire facciamo qualcosa. Baita la combo da parte di Volibear, qui Twitch può picchiare. Vediamo se inizia con la ulti, sono tankosi. Arriva Sparapau! Che male, si gira in maniera veramente coordinatissima. Vanno probabilmente per il Nexus. Quel minus da solo potrebbe bastare, ma ci sono altre 4 persone a supportare il push. C'è ancora il socio che sta combattendo. Vorrebbe la kill su Sparapau, non la trova. Vediamo se basterà per ucciderlo. Muore il socio, arriva Terenas. Combattono ancora, che refrescia via. C'è Terenas in mezzo a tutti. Spawn fa male, fa molto male. Oddio, spawn ancora vivo. Arriva ancora il socio, ma esplode il Nexus. GG well played. GG Team Sparapau, il primo, il terzo in realtà, team semifinalista, è il primo che accede alle semifinali passando dai quarti.